Salve a tutti, sono Francesco Pellegrino, sono un artista, musicista e accolgo con grande piacere questa proposta del MAD di girare un piccolo video su questi giorni, che sono giorni sì di chiusura, ma sono anche dei giorni di riflessione, di introspezione, di progettazione di idee nuove che speriamo che esplodano verso l'esterno quando questo periodo sarà finito e potremo ritrovare i nostri spazi sociali. Più che parlare di questi giorni e di quella progettazione che sta avvenendo in questo momento, vorrei parlare di un percorso, delineare un percorso che abbiamo fatto insieme con il MAD, un percorso che è stato fatto da opere, da progetti. La prima opera con la quale sono entrato in contatto con il MAD, attraverso il progetto Riva, è stata Vivente. Vivente è un'installazione per 128 canne di bambù. Ogni canna accoglie al suo interno piccolo ventilatorino ed è stata modificata e intagliata in modo da suonare come una canna d'organo. La disposizione dello spazio, i diversi suoni delle canne, il fatto stesso che lo spazio possa essere attraversato dal fruitore va a creare un paesaggio immersivo e poetico. Il secondo progetto che abbiamo fatto insieme al MAD e proposto per la Firenze dei Bambini è stato quello dei nidi. I nidi sono delle sculture sonore che sono fruibili sia dall'esterno che dall'interno, con la differenza che una volta all'interno si viene circondati dai suoni che queste producono. Ogni scultura è fatta con un materiale diverso, una di legno, una di metallo e l'altra di carta, e ognuna esprime il suono del materiale con la quale è stata creata. In ultimo, sono molto felice di aver partecipato sia al progetto pilota l'anno scorso, sia quest'anno al progetto di residenza d'artista nelle scuole. Durante queste residenze ho potuto creare dei workshop per gli studenti sull'idea di suono, sull'idea di percezione del suono attraverso anche la vista, attraverso il tatto, e di interazione con il suono, portandogli una piccola installazione di una vasca sonora, suonabile come se fosse un theremin attraverso due sensori di distanza. Spero che questo possa quindi essere un periodo di progettazione, di creatività, di nuove idee e che possiamo al più presto tornare a proporvele insieme. Un saluto.